Eccoci, ciao Mauro. Buonasera. Qua Buonasera. ci si dà regolarmente tutti del turno noi ce lo davamo anche prima quando ci siamo sentiti, quindi direi che va bene. allora le presentazioni, insomma, sono quasi superflue perché, insomma, la nostra città ti conosce visto che ci hai lavorato, sei quasi partito professionalmente da Parma quando è nato l'unimade, si chiamava in quell'anno 2003-2004, poi però ci diciamo, è fatto noto al grande pubblico per la tua esperienza in nazionale, cinque anni con la nazionale azzurra, preceduti, se non sbaglio, qualche anno prima, da un'esperienza in Finlandia, quindi insomma hai masticato tanti anni pallavolo, poi hai fatto altre cose, magari dopo ce lo racconterai, però noi insomma Parma è molto orgogliosa di sé e quindi la domanda è d'obbligo, che ricordo hai della nostra città ovviamente? Beh, un ricordo molto bello anche perché, come giustamente raccontavi, era abbastanza all'inizio della mia carriera. Io arrivavo, per me è stato il secondo anno di A1 per me, perché io arrivavo da, dall'esperienza di Piacenza con la vittoria del campionato di A2 e poi la salvezza in A1. E fu un'operazione diciamo, guidata dal, dal dottor Varacca, che, che approfittò di, della fusione fra Piacenza e Milano per riportare. A Parma, la grande pallavolo, un anno, un anno bello, un anno con una squadra ovviamente costruita da, da niente: nel senso che l'anno prima non c'era <ride> la squadra in Serie A. Ricordo alcune cose in particolare. Per ciò che riguarda la squadra, beh, diciamo che una delle cose più, più belle fu il lancio di, di, di un ragazzino che arrivava da Cuneo e giocava centrale e venne a Parma a fare l'opposto. Fra diciamo, l'ilarità di tanti, e si chiamava Igor Omercen, e, e poi ha fatto un, una certa carriera nel ruolo, insomma, sia in Italia. Il migliore probabilmente di quella squadra. Prima citavamo Brogioni, la nostra chiacchierata, che arrivava a Parma, però già con una carriera importante alle sì. spalle. Ci fu anche una fugacissima apparizione di Marco Meoni, che purtroppo si infortunò dopo pochissimi giorni un infortunio molto grave che, che fece sì che praticamente insomma, non, non fu mai a disposizione della squadra però ecco Igor era veramente una bella scommessa insomma. il segno ecco, almeno per quell'aspetto quella, quella squadra lo lasciò nonostante l'esperienza non fu lunga insomma. Tu hai citato Varacca che era la persona che mi avvicinava alla pallavolo banalmente perché giocava a calcio col figlio uh -huh. e quando rilevò la squadra e fece questo percorso in A2 si chiamava Cari Parmavolle e all'epoca il passaggina 1, il tuo arrivo, insomma, qualche anno eh, in cui ci siamo divertiti. È chiaro che erano passati e finiti i grandi anni della Maxicon, la nostra, evidentemente, una città che ha masticato la grande pallavolo per tanti anni. È forse uno dei rammarici maggiori che abbiamo, no? di non vivere più questa grande pallavolo. E c'era, devo dire, una bellissima usanza. Perché la Pallavolo organizzava le partite dopo il Parma Calcio e quindi era diventato questo connubio forte: no? le persone andavano a vedere il Parma Calcio allo stadio alle tre e poi alle cinque, alle cinque e mezza si andava al palazzetto. All'epoca, un palazzo a 5.000 posti. Ricordo Derby con Modena, dove ne entravano ben di più. All'epoca le norme erano un po' meno rispettate, però insomma, era veramente una grande esperienza. Noi abbiamo mi avete dato parte. anche dei grandi dispiaceri ai tempi, quando io ero un giovanissimo tifoso di Torino, ovviamente, che è la mia città. Insomma, ci fu. E eravamo la squadra da battere, insomma, per un certo periodo c'è stato anche questo dualismo con Modena molto bello e Parma. Insomma, in campo europeo nella pallavolo si sono già grandissime soddisfazioni. Intanto ti saluta Simone Merli, Eccolo, ti ciao. saluto anch'io, collega, ex collega, assessore allo sport eh, per due mandati, se non ricordo male, a Ferrara. Che è stato, dopo arriviamo a un tema eh, anzi, dai, ci andiamo subito, visto che uh -huh. è stato lui a mandarmi per primo questo manifesto che tu hai scritto ah. durante la pandemia: eh, Manifesto per lo sport. Eh, in un momento particolare dello sport italiano c'è stato secondo me qualche segnale positivo. Io non reputo tutto negativo, nel senso che nelle difficoltà qualcosa eh, sullo sport è arrivato, e qualcosa è più del niente che a cui eravamo abituati eh, come sport. Uh -huh. Perché a livello politico lo sport è sempre stato considerato poco o, o niente forse. Poi però insomma tante cose a me non hanno convinto, ma adesso non, non voglio stare a fare polemica, però tu hai un'esperienza molto ampia, hai scritto questo, eh, questo manifesto, qual era l'obiettivo e, e come sta secondo te in questo momento al di là della pandemia lo sport italiano? Ma guarda, intanto ti ringrazio per la citazione del manifesto, è vero, io me ne sono occupato anche in prima persona nella stesura, però in realtà è il frutto di un lavoro nato in un contesto che si chiama Cultura Italia e una... Una grande mano me l'ha data Fabio Pagliara, che è l'attuale segretario generale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ma anche lui ha diciamo, trascorsi pallavolistici importanti. E è un manifesto, Marco, prima di tutto, e perdonami se, se sottolineo questo aspetto: non è un appello. E la, la differenza può sembrare sottile, invece è sostanziale, nel senso che. In un momento in cui legittimamente, e naturalmente, in relazione a una situazione catastrofica, eh, tantissime richieste sono state avanzate, da, eh, diciamo in forma un po' corporativa, no? perché è ovvio ed è normale. Ma è comprensibile che sia. Eh, certamente, eh, l'idea che, che, che è alla base di questo manifesto è quella certamente di eh, sollecitare degli interventi. Eh, che possano essere funzionali al mantenimento in vita di un paziente che è in codice rosso Insomma, la, la situazione, mi chiedevi nella tua domanda come sta lo sport eh, soprattutto quello di base oggi Beh, sta male, non c'è dubbio che sia questo un momento probabilmente mai verificatosi prima no? eh, però l'idea di scrivere un manifesto e quindi quelle famose 13 azioni quindi qualcosa di molto concreto no? di molto eh, tangibile rispetto alle possibilità poi di realizzare eh, qualcosa di, di reale, eh, è quello di provare a spingere tutti, non solo i decisori, ma anche i protagonisti del mondo sportivo, ad alzare lo sguardo in un momento in cui naturalmente ci si potrebbe fermare a concentrarsi sul problema. Eh, io credo che questa pandemia abbia polverizzato un modello di sport, e mi riferisco di nuovo principalmente allo sport di base che teneva un po' in piedi il, il sistema sportivo del nostro paese da, da 70 anni a questa parte, diciamo dal da secondo dopoguerra. Lo stesso modello posso dire spesso con le stesse persone, perché ci sono presidenze eh, sportive eh, che lo fanno da 35 anni, è vero, sono, è vero. ce ne sono diversi nel nostro territorio. È, vero. E è un modello che però si fonda su, su alcuni elementi, uno è il denaro privato, no? quindi sia dei piccoli investitori, chiamiamoli qualche volta mecenati eccetera, e soprattutto il denaro delle famiglie che, che attraverso il pagamento delle quote sociali hanno permesso ai propri ragazzi di, di, di sviluppare la propria esperienza sportiva e poi naturalmente i luoghi dello sport che siano impianti pubblici privati eh, palestre scolastiche eccetera abbiamo visto negli anni passati dei momenti in cui quel modello è andato in crisi certamente per esempio per, per ragioni di natura economica però non è mai successo prima che tutti e tre i pilastri fondamentali che reggevano quel modello, quindi il denaro privato del, dei mecenati, chiamiamoli così, il denaro delle famiglie rimasto disponibile per essere investito nel, nell'attività sportiva e la chiusura dei luoghi dello sport. Eh, la situazione ovviamente non è uguale in tutto il paese, però io ti parlo da Torino, eh, che, che, che è una città ovviamente al centro della, della pandemia. Dove gli impianti scolastici, le palestre scolastiche sono chiusi ormai da, 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 da quasi tre mesi. No? C'è stato un epocale sfratto collettivo di alcuni sport in particolare, quelli, non so, la pallavolo il pallacanestro, che si appoggiano moltissimo agli impianti scolastici. Allora, quel modello lì, no, certo, quel modello lì si è polverizzato, non c'è dubbio. E credo che la cosa utile sia proprio adesso, mentre siamo nel pieno del problema. Immaginare un modello nuovo perché, se quando si ripartirà, adesso abbiamo celebrato una giornata importantissima ieri e ci auguriamo, insomma, che eh, senza voler essere troppo ottimisti, rimaniamo realisti: facciamo finta che si possa ripartire con una certa eh, normalità nel, nel settembre del, del 2021, no? la, la prossima stagione sportiva. Anche perché questa, ovviamente, per metà è andata Murciata. esatto. Beh, se nel settembre 2021 noi ripartiremo applicando lo stesso modello che abbiamo visto polverizzarsi in questa occasione, avremo due problemi. Il primo è tutta quella devastazione che, che, che la pandemia ha generato in questi mesi, il secondo è quello di non aver imparato niente da quello che è successo. Allora, questo modello passa attraverso alcune caratteristiche che sono riassunte in quelle 13 azioni. E che, qui lo dico ovviamente sapendo di parlare a una persona molto sensibile a questo tema, eh, alcune di queste sono addirittura in grado di proporre una cultura sportiva, una cultura del movimento capace di ridisegnare il, il paesaggio delle città. Eh, io credo che se qualcosa ci rimane e ci ha insegnato da questa situazione, che ha visto fermarsi praticamente tutto lo sport, con l'eccezione di, diciamo, di, di alcune punte di iceberg che sono le serie A, di, di calcio, di pallavolo, di pallacanestro, eh, ci ha insegnato dell'importanza e della bellezza del diritto allo sport, ma anche del dovere di cittadini di fare sì che prendersi cura di se stessi possa contribuire a generare quel risparmio di cui letteratura scientifica parla al servizio sanitario regionale, per esempio, e possa quindi generare una qualità della vita che. Permettimi, penso di non esagerare. È uno strumento privilegiato per difendere il diritto alla salute così come è scritto nell'articolo 32 della nostra Costituzione, cioè gratuito e universale. Questa cosa passa attraverso un'idea di cultura sportiva, di cultura del movimento, che certamente è un fatto individuale, personale, eh, ha a che fare col benessere del, del, del singolo, ma è veramente tanto legato a un dovere civico nei confronti della qualità del della vita del posto in cui viviamo. Mi rimetto un paio di cose che mi permetto di raccontarti. Una velocissima che riguarda la nostra città da ormai vent'anni ed, ed è inerente all'educazione al movimento, perché noi qui stiamo parlando di educare allo sport, al vivere sano, al movimento, quando alle elementari in tutta Italia non abbiamo persone preparate che insegnano ginnastica ai bambini. Parma da vent'anni con una collaborazione pubblico-privato e privato, in ogni classe, durante ogni ora di educazione fisica, eh, apporta un istruttore, un laureato in scienze motorie che affianca la maestra o il maestro per fare educazione motoria. Dal 2009 questo progetto si è allargato e comprende anche l'educazione eh, alimentare e, le, e ci sono dei risultati molto evidenti. Noi nel 2009 eravamo la peggior città in Emilia-Romagna. Come obesità infantile, oggi siamo la miglior città in Emilia-Romagna come obesità infantile. Da un paio d'anni poi abbiamo inserito anche l'educazione alla sostenibilità, che pensiamo sia un altro grande tema del momento, ma adesso non voglio allargare troppo il discorso. No. E, e questo è un progetto che è sopravvissuto, devo dire, a tutti i colori politici, forse anche perché c'è un privato importante dentro e ben, ben venga in questo senso. L'altra cosa, parlavamo del volontariato, un modello che si regge sul volontariato faticosamente perché eh, vedo un po' le sportiva sportive riescono bene o male a trovare ragazzi disposti a fare gli allenatori, ma chi ha voglia di andare, dico, due volte a settimana in sede a occuparsi dei cartellini, della burocrazia, è sempre più complicato chi, chi gestisce la società, chi si prende le responsabilità, che sono sempre maggiori. E però, lasciami fare una marchetta, visto che sono molto orgoglioso di questo. Noi eh, proprio poche settimane fa abbiamo lanciato un bando, abbiamo erogato un milione a fondo perduto alle società sportive. 88 domande, vuol dire che insomma abbiamo dato più di 10.000 euro a società sportiva. Il parametro erano i ragazzi di, delle giovanili, quindi li trovavamo in base alla percentuale di ragazzi che uno aveva nella fascia 6-18, e poi anche per ragazzi con disabilità, senza limiti d'età, è stata un di ossigeno molto importante perché? perché poi sono una rete sociale che eh, se non se non riusciamo a salvare in questi mesi, se la pandemia si porta via anche le strade sportive, poi sarà molto più dura per tutta la collettività, io dico da aprile in avanti perché voglio provare a sperare che ad aprile qualcosa si possa fare, poi dopo è chiaro che i campionati saranno sì. andati, però provo a darmi quell'orizzonte temporale. Hai citato le scuole, eh, una cosa che io non ho compreso e condiviso è la, la linea molto diversa tra una federazione e l'altra, la pallavolo ha detto che erano in terza nazionale dagli under 13 in su mentre la pallacanestro ha detto solo leghe professionistiche noi con la pallavolo abbiamo cercato di tenere un atteggiamento responsabile quindi le palestre sono rimaste aperte abbiamo utilizzato un parametro di un ragazzo ogni 25 metri quadri e rispetto ai numeri delle squadre di pallavolo ci si stava più o meno in tutte le palestre perché insomma andava anche dato un messaggio di responsabilità alle stazioni sportive, ma allo stesso tempo avere questi ragazzi in giro per strada da soli era sicuramente peggio che avere un palestra con un educatore. Quindi provare in qualche modo a tenere le famiglie anche agganciate a stazione sportiva, perché oggi la stazione sportiva, lo dico in maniera un po' brutale, a volte è anche un parcheggio che aiuta i genitori a lavorare, perché una volta lavorava un genitore solo, adesso lavorano tutti e due. Quindi insomma una, è un servizio, è una funzione molto importante che abbiamo cercato di, di mantenere. Però tu hai citato un tema molto importante come oggi è tutto basato sul volontariato, come manchino gli impianti. Noi da pubblica amministrazione lo viviamo, ogni anno arrivano le normative nuove da parte delle federazioni per poter partecipare ai campionati, le sta chiamano noi perché gli impianti poi sono sempre quelli comunali, mm. quindi c'è anche questa rincorsa. No? Da quando purtroppo è venuto a mancare il Totocalcio, che finanziava la gran parte del bilancio del CONI, il modello si è rotto che però non è più stato ripensato, c'è certo. stato questo tentativo di riforma della, della, del governo giallo-verde, poi troncata per la credito del governo, siamo in questo impasse, e quindi ben venga questo manifesto che prova in qualche modo a, a dare uno spunto. È... Gli esempi virtuosi che hai fatto, aggiungo un elemento, no? il, il primo dei due che hai citato, citando una classifica, no? quindi un dato oggettivo di un risultato di un'azione, eh, quell'azione lì sulla scuola elementare è qui, Abbiamo parlato di scuola, sappiamo bene che se pensando al sistema paese se ci fosse un posto dove concentrarsi per riagganciare un diciamo, un legame che si è rotto da, da decenni fra il mondo della scuola e quello dello sport, bisogna proprio pensare alla scuola elementare, non alla scuola primaria, perché è lì che si insegnano le passioni: le passioni allo studio, alla storia, alla geografia, alla matematica, all'inglese e anche allo sport. Quella classifica che tu hai citato: no? il passare da. Ultimi nella, nella classifica dei problemi, diciamo di, di grave sovrappeso obesità adolescenziale, a primi, eh, di nuovo migliaia di pagine di letteratura scientifica dimostrano che quell'azione è letteralmente un investimento. Cioè, esiste naturalmente un tasso di trasformazione dell'obesità adolescenziale in patologie, tra l'altro, croniche, vere e proprie pandemie, le malattie cardiovascolari, il diabete, no? Che hanno naturalmente dei costi molto oggettivi. Bene, aver invertito quella classifica significa aver generato un risparmio certo, stimato ovviamente a seconda del tipo di patologia, sono un po' di differenze, ma il rapporto non è mai inferiore all'1 a 3: quindi un euro investito in quell'attività che ha generato quel, eh, quello switch della classifica significa che ne farà risparmiare 3 o forse anche 4. Nei prossimi 5, 10, 15 anni al sistema sanitario regionale. Allora, non è questo una leva, diciamo, decisiva che possa eh, interessare i decisori e interessare i decisori politici che devono avere quella visione, no? Nel senso, eh, su tutti gli altri valori, guarda, io ho partecipato a migliaia di conferenze dove, dove tutti si dimostrano sempre concordi nel dire che lo sport. È, è sempre d'accordo nei congressi, nelle conferenze. Eh, inclusione, rispetto delle regole, eccetera, 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 verissimo. Ma ce n'è uno di questi fattori che è quello economico, che davvero in questo momento qua in cui il nostro Servizio sanitario nazionale è già stato sottoposto, diciamo così, a degli stress sufficienti, dovrebbe davvero far guardare le cose da, da una prospettiva diversa tanto saluto Cesare Gandolfi infatti volevo fare una battuta Cesare <ride> che secondo me quando tu allenavi a Parma era già presidente del comitato della FIPA, nel frattempo sono passati 6 o 7 assessori allo sport la pallavolo professionistica non ce n'è anche più ma Cesare è ancora il presidente della FIPA, quindi un highlander lo definirei <ride> abbiamo citato tanti temi, uno l'abbiamo toccato per quanto riguarda le palestre scolastiche però mi piacerebbe allargare il discorso allo sport di un po' più alto livello nel senso che mh, un tema che mi interessa molto è quello della, del collegamento no? tra l'avere impianti di qualità mm. e i risultati che si ottengono nello sport. E risultati non vuol dire esclusivamente. Ehm, di, di primo livello, ma vuol dire quanti ragazzi per esempio fanno sport. Cito il fatto che no, spesso in, in città, quando esce la classifica del solo 24 ore, emerge mm. che um, uno, due, o tre mandati fa eravamo più in alto, e quindi io sarei il colpevole del fatto che siamo calati. Io dico sempre che a me interessa quanti ragazzi fanno sport e lo credo profondamente, non quanti eh, ne, ne portiamo a vincere, perché quelli sono una conseguenza e quindi arrivano, sono il frutto di un investimento che viene fatto negli anni. L'Italia è terribilmente indietro, questo è evidente, è facile a riconoscerlo, I, i grandi impianti mancano per, a livello sportivo, anche se penso abbiamo una grande capillarità di impianti medio-piccoli che necessiterebbero di una maggiore manutenzione, questo lo viviamo come comuni, è no? una difficoltà evidente, penso alla nostra città che ha un impianto, un palazzetto al chiuso eh, che ha 50 anni, che ha bisogno di un investimento importante, noi avevamo previsti milioni sui prossimi anni e dello stadio che oggi è ancora lo stadio della domenica in cui si va a vedere la parte del parma calcio ma che durante la settimana è un luogo vuoto, uno luogo lo definirei. Tu hai avuto un'esperienza anche all'estero in Finlandia, hai avuto diverse esperienze credo, quindi fare un parallelismo mi piacerebbe per capire come, come va no? soprattutto nel mondo Europa che è spesso riferimento, poi prima fuori onda abbiamo citato l'Islanda che per me è un modello meraviglioso e mi piacerebbe che ci raccontassi qualcosa. Ma guarda, partiamo però da, dall'attualità, no? nel senso che, come dicevamo prima, uno degli esiti di questa pandemia è davvero la, la capacità di interpretare la cultura del movimento come qualcosa che è in grado di ridisegnare il paesaggio delle città. Dico questo perché eh, certamente il nostro paese ha un problema di infrastrutture abbastanza grave. Però non possiamo aspettare che si risolva quel problema lì per poter rilanciare no, l'attività sportiva, soprattutto quella di base. Ci vuole troppo tempo, nel senso che bisogna, bisogna trovare qualche, qualche spediente prima. E allora eh, mi ricollego alla mia esperienza finlandese, che invece è un paese dove le infrastrutture sono meravigliose, dove ogni scuola... Ha dentro una palestra che noi ci giocheremmo in B1 <ride> facilmente. No? Quindi, Esistono le SD o fino a una certa età si fa scuola? Allora, è un modello molto più vicino a quello anglosassone per cui la scuola si occupa in prima persona, in prima battuta, di, diciamo dell'avviamento alla pratica sportiva e poi certamente entra in gioco. Le associazioni. Perché è arrivata una domanda, un modello all'americana potrebbe essere la soluzione, l'ho mostrato ah, adesso perché in cui l'anglosassone si, si fa sport a scuola fino a una certa età. Certo, sì, è vero è certamente un modello a cui tendere, poi è ovvio che non possiamo riapplicare nel nostro paese il modello anglosassone. No? Ma si può copiare bene, però, cioè si può copiare cercando di, di, di mettere a posto dei passaggi. Però, citavo la Finlandia, perché dicevo: tu immagina la scuola elementare in Finlandia. Eh, che ha queste infrastrutture meravigliose, cioè, non esiste un architetto che non immagini una scuola senza una palestra, ma anche senza un teatro, senza una biblioteca, no? nel senso... Eh, poi eh, lo dico perché genera sempre un po' di curiosità, ma avendo vissuto lì sei anni, tra l'altro il primo di questi con un parmigiano, Stefano Rossetti, che mi ha accompagnato... è uno dei responsabili di Giocampus, certo. che si trova in Parigi. Ma... Certo, eh, esiste una legge dello Stato che impone... Ai, diciamo agli insegnanti della scuola primaria di svolgere l'attività fisica all'aperto fin tanto che la temperatura esterna non sia inferiore ai meno 10 gradi centigradi quindi se fa più caldo di meno 10 <ride> l'attività si deve fare fuori che è una bella rivoluzione di pensiero che non nasce da un'esigenza no? nel senso che ripeto la palestra lì dentro ce l'hanno ed è proprio culturale, è proprio la bellezza del riavvicinare eh, l'idea di fare sport, inteso come quella che, che a me piace chiamare cultura del movimento, anche al paesaggio, alla natura no? e al luogo in cui, in cui vivi. Ora ribadisco, al di là che la, la mamma italiana mediamente... Eh, Infatti rispetto... volevo raccontarti un aneddoto, io vengo dal calcio, sempre ho sempre giocato a calcio. Ma... In sedio come assessore nel 2017, la prima cosa da fare era la pianificazione dell'assegnazione di spazi nelle palestre comunali per la stagione sportiva. E vedevo una serie di squadre che io sapevo essere squadra di calcio e non capivo, non, veramente non capivo, chiedevo ai miei funzionari perché c'è la richiesta della squadra di calcio per la palestra perché i bambini piccoli vanno in palestra, ero scon ma sconvolto, perché ai miei tempi ti metti le buste nei piedi quando c'è troppo bagnato, una, fel una felpa sopra l'altra, il QA e via andare, e la domanda arriva spesso dai genitori di dire no mio figlio deve essere protetto, deve stare al caldo, deve stare chiuso, quando voglio dire c'è un'esperienza di come la Finlandia e non penso che i bambini muoiano di freddo perché fanno sport all'aperto. Anche perché guarda, shiftiamo su una fascia di età molto diversa, la Finlandia, come forse saprai, è il paese che ha inventato il Nordic Walking, che è questa camminata sportiva, quella che si fa con le bacchette, no? tipo, tipo sci di fondo, che ha un impatto sulla qualità della, della salute, sulle malattie cardiovascolari, eccetera. E io ovviamente sono stato lì tanti anni, vedevo sciamare no? questi, questi signori di mezza età, questi anziani, per le vie di Helsinki, magari come oggi qui a Torino, 28 dicembre alle 2 del pomeriggio, il problema è che là questa cosa la fanno eh, nel buio pesto, perché il 28 dicembre alle due pomeriggio in Finlandia è come qua a luna di notte, e magari con 25 gradi sotto zero. Allora oggi a Torino stamattina siamo svegliati con, con, con la neve. Anche qua. Alle, anche. alle due e mezza c'era un sole e, e una temperatura esterna veramente piacevole e aggiungo ehm, un contesto che è uno dei punti di forza del nostro paese, di bellezza architettonica, per esempio, che fare quella stessa attività lì, no? oggi a Torino, a Parma, a Firenze, a Roma, a Napoli, evidentemente no? ti mette nelle condizioni di farlo in una, in una situazione di, eh, di bellezza e di, e di qualità di quello che stai facendo, che è enormemente superiore. Allora, il primo step per riassumere è culturale, cioè, noi dobbiamo riappropriarci. Soprattutto in questa fase in cui, ahimè, gli impianti sono, sono stati, forse saranno ancora per un po' chiusi, questa idea di poter continuare a prenderci cura di noi nei luoghi che il nostro paese ci mette a disposizione. Usciamo da Parma e Torino, ma pensiamo alle migliaia di chilometri di costa, di spiagge, montagne, eh, colline, laghi, cioè tutto quello è, è ovviamente contesto climatico e architettonico del nostro paese. Fare una passeggiata... Uh, oggi pomeriggio di Nordic Walking su via dei fori imperiali è, è diversa no? che farla nel, nel centro di Helsinki o di Tampere, con tutto l'affetto che io ho per, per quelle città. Il secondo livello sono gli impianti, quelli dello sport, destinati principalmente allo sport di base. E qui, guarda, ti dico una cosa soltanto, di nuovo parlo di, del sistema paese. Non è accettabile, non è più accettabile. Che l'assegnazione delle palestre scolastiche, che sono beni pubblici, gli impianti sportivi dentro le scuole, così come le scuole, sono beni pubblici, non è più accettabile che in virtù di un'interpretazione, diciamo, un po' macchinosa della legge Bassanini, siano affidati almeno io ti racconto l'esperienza della mia città, in maniera quasi esclusiva ai dirigenti scolastici, eh, che naturalmente hanno, come dicevi tu, delle responsabilità crescenti e quindi non è proprio neanche giusto che si assumano individualmente la responsabilità, per esempio, pensiamo in questo momento ai protocolli di sanificazione, no? è, è normale, cioè, è, è comprensibile, però la palestra è un bene pubblico e se lo dico, dico la scuola in generale perché avere degli immobili, siamo noi, abbiamo tanti immobili, per il patrimonio scolastico è il più importante, vuoto per 14-15 ore al giorno sembra assurdo. Esatto, e, e se lo sport è un bene essenziale perché produce, per esempio, risparmio, come dicevamo prima, no? al servizio sanitario nazionale, bene, i, i luoghi dello sport di proprietà pubblica devono essere impiegati esattamente per tutelare quel diritto lì e, e, e creare valore, nel senso, non solo qualità della vita, ma anche valore. Poi, i grandi impianti, Ci, giustamente lo citavi, e, è chiaro, eh, non c'è dubbio, guarda. Di nuovo, guardiamo al mondo anglosassone: a come sono stati reinterpretati, no? la, come è stata reinterpretata la vita di alcuni grandi impianti eh, che eh, anche negli altri modelli prima vivevano solo la domenica, no? con, la, con la gara del, di, di partita di calcio, di basket o di pallavolo. Eh, quel modello lì, ovviamente, è strasuperato, non esiste più. E mi fa piacere, ne, ne chiacchieravamo fuori onda. Eh, citare questa esperienza islandese. Io sono andato proprio a fare un, un reportage per dribbling, la trasmissione di, di Rai 2. Eh, pochi mesi dopo l'esploito, ricordi all'europeo di calcio no? dell'Islanda esatto. che aveva battuto l'Inghilterra e aveva quasi battuto la Francia, e, e lì avevo scoperto questa cosa geniale. E cioè che eh, l'Islanda ha una popolazione, ecco adesso no, non voglio fare. 300, credo 300 e mila abitanti, infatti faccio sempre il paralismo che è più o meno una provincia di Parma. Benissimo, avrei citato quell'esempio lì. Allora, eh, che si siano. Mh, ci, ci fu un'altra esperienza, molto meno nota ma entusiasmante, la squadra di pallamano islandese che vinse la medaglia d'argento ai giochi di Sydney nel 2000. Era già stata una cosa fuori dal, dal normale. Però su uno sport planetario come il calcio, tu dici, una popolazione di 300.000 abitanti neonati e, e centenni inclusi, come fa? Beh, avevamo scoperto che eh, tutto è nato da un progetto, eh, da un progetto dello Stato, ehm, che era orientato a combattere alcolismo e tabagismo nelle fasce giovanili. Quindi questo progetto aveva scelto come vettore per combattere alcolismo e tabagismo lo sport. Naturalmente parliamo dell'Islanda, quindi condizioni climatiche un po' avverse. Quale degli sport poteva essere il più affascinante come in tutto il mondo il calcio? Bene, in Islanda però a calcio ci puoi giocare due mesi all'anno, no? E quindi era nata una serie, un progetto di realizzazione di grandi impianti polisportivi all'interno dei quali c'era il campo di calcio. Tra l'altro, in molti che ho visto, regolare, nel senso degli hangar giganteschi che Ma magari esatto, sei campi da pallavolo e poi quando c'è il calcio diventano tutti un, un grande campo di calcio. Allora, questa cosa qui ha portato due cose. La prima, la più evidente: è questo, questo exploit incredibile no, nel, nel calcio, che è ovviamente è un parametro eh, curioso. Il secondo eh, è una incredibile parità di genere. Nell'accesso a tutti gli sport. Se tu eh, studi il, il movimento calcistico femminile, in generale scoprirai che diciamo tutta la Scandinavia è, è molto avanti, ma in Islanda è assolutamente normale vedere una squadra di calcio femminile allenarsi magari anche insieme alla squadra di calcio maschile della stessa, della stessa età. E tutto è nato da una decisione a tavolino e in questa decisione a tavolino hanno definitivamente pesato la creazione di luoghi, di contenitori che erano destinati a un obiettivo specifico. Si è innescato un circolo virtuoso no? che ha generato eh, non solo risultati sportivi, ma che ha, diciamo, cambiato anche, cioè, ha ottenuto anche l'obiettivo per il quale era nato, cioè quella, quel tentativo di, di ridurre numeri molto preoccupanti per, soprattutto per la fascia adolescenziale. Di, di, di quella popolazione. Allora, io Credo che se si può fare in Islanda, si può fare anche in altre parti del, della, della nostra Europa. No? Io eh, Se ho ancora un minuto, cito un altro piccolo esempio certo. che è molto più vicino. Così, quando io allenavo la nazionale italiana, dedicavo tutti gli inverni a un progetto che si chiamava Regional Day, per cui proprio fisicamente io per due giorni mi spostavo in ciascuna delle regioni del nostro paese e eh, c'era diciamo, una parte tecnica in cui io allenavo dei ragazzi e una parte in cui incontravo i tecnici di quella regione lì. E credo fosse il secondo anno, quindi 2012, 2013, giù di lì, mi portano a eh, Gorizia, cioè il Friuli organizza il suo, la sua tappa a Gorizia e per eh, diciamo, creare questo movimento in cui io allenavo dei ragazzi, eh, non avevano tantissimi ragazzi, loro li mettono insieme dei ragazzi di Nova Gorizia. Slovenia, premetto che la Slovenia, se uno va a vedere il medagliere olimpico, scopre che la Slovenia, che invece tutto il paese come popolazione credo che sia inferiore alla città di Milano, alla provincia di Milano. Eh, insomma, è nei primissimi pallacanestro, pallamano, Soprattutto tanti tanti cittadini, uomo, cittadini. No? Eh, esatto. Ma ancora a Rio, la Slovenia credo che abbia vinto una cosa vicina alle 10 medaglie, l'India che ha un miliardo e 200 mila. 200 milioni di abitanti ne ha vinta una. No? Allora io guardo questi, questi ragazzi, stessa età, stessa provenienza geografica, cioè Gorizia e Nova Gorizia sono separate da qualche città di metro, mangiano le stesse cose, respirano la stessa aria, aria e il DNA è quello lì, no? nel senso, eppure c'era una differenza di qualità abissale. No? Allora mi avvicino a questo allenatore che aveva portato questi ragazzi di questa scuola di Novagorizia e gli chiedo, ma lui, lui mi dice, ma no, ma guarda, io sono fortunato perché questi ragazzi vanno tutti nella stessa scuola e in quella scuola lì, da programma ministeriale, tutte le mattine la prima ora di lezione è un'ora di educazione fisica. Allora, mi ha fatto pensare questa cosa, no? Non tanto o non solo per la quantità, cioè tutte le mattine rispetto alle nostre, quando va bene, due ore che poi diventano una, una effettiva. Il venerdì pomeriggio, perché all'ultima ora, perché se uno vuole uscire prima, esce, cioè. Ma proprio che quell'ora fosse la prima della mattinata, cioè che la scuola incominciasse con l'educazione fisica. Perché se ci pensi, tutti noi lo sappiamo e ne siamo consapevoli, lo sport, l'attività fisica, è un grande attivatore neuromuscolare. Cioè, tu ovviamente impari delle qualità fisiche, ma poi vai anche meglio a scuola, cioè sei più attento, sei più. Vispo no? intellettualmente, sei, sei, sei attivato. Allora, questa cosa mi ha fatto pensare perché questo è un, esempio, è un piccolissimo esempio, e qui non c'è più neanche la scusa dell'Islanda, no? cioè qui è, siamo a un territorio assolutamente equiparabile al nostro. E è un fatto di dignità, cioè l'educazione fisica in quella scuola lì di Novagorica ha la stessa dignità, e la stessa priorità che hanno le altre discipline. Nel nostro paese purtroppo non è, non è ancora così. Noi quella cultura dobbiamo costruircela e dobbiamo certamente fare sì che tutti questi tre livelli che abbiamo citato: no? quindi la possibilità di fare sport riappropriandoci dei parchi, dei fiumi, dei laghi, de, de, del paesaggio, la possibilità di uno sport accessibile, vicino e possibilmente anche a un costo economico controllato negli impianti eh, pubblici. Primi fra tutti le palestre scolastiche e poi i grandi impianti che diventano hub, no? diventano uh, raccoglitori e ripetitori di questa bellezza e di questa importanza che la cultura di momento può assumere. Poi come dici tu e sono completamente d'accordo con te, tutto questo come effetto collaterale ogni tanto genera anche una medaglia olimpica e siamo tutti felici, magari due, magari tre, ma l'obiettivo è, è non è il fine. Esatto, e che, nei, su, come dice anche la canzone, no? sui famosi mille, di cui uno magari arriva a vincere la medaglia olimpica, gli altri 999 siano diventati cittadini che attraverso lo sport hanno imparato a prendersi cura di se stessi e del proprio territorio, della propria polis, mi verrebbe da dire. C'è un libro che si chiama 999, scritto da un parmigiano, che racconta proprio le storie di chi è arrivato a un passo da farcela e non ce l'ha fatta, molto carino, lo consiglio. Manuel ehm, porta l'esempio di Valencia e di una mm -hmm. polisportiva in cui erano accessibili tutti gli sport, e mi ricollego poi a un altro eh, commento molto interessante che vi faccio vedere fra poco, mm -hmm. perché un tema a cui, che mi sta molto a cuore è quello proprio della multidisciplinarità, che in Italia è molto poco diffusa, proprio perché lo sport lo vado a fare nell'associazione sportiva XY, che spesso è una monodisciplina, le polisportive non sono molto diffuse in Italia. E questo cosa comporta? Che se a fare quello sport non mi diverto più, non sono più molto bravo, non è che passo nella disciplina, smetto di fare sport. E questo è uno dei problemi. E prima di lasciarti eh, la parola, ti faccio vedere anche l'altro. Gianni scrive: si parla di cultura dello sport. Io credo che spesso siano le città sportive stesse, ovviamente non tutte, che puntando per lo più su risultati e prestazioni allontanano i ragazzi dalla pratica sportiva. Allora, devo dire che con orgoglio nel 2017 ho modificato il regolamento di assegnazione degli impianti comunali. A Parma, se fai sport in un impianto comunale non puoi lasciare a casa un ragazzo sulla base delle capacità eh, sportive. Quindi è chiaro ed evidente che ci sarà chi gioca di più e chi gioca di meno, penso che sia eh, purtroppo incontrollabile. Però noi abbiamo avuto esperienze molto negative di eh, alcune città sportive che inviavano la lettera a casa a fine stagione dicendo se sei confermato o non sei confermato. Sotto i 13 anni non lo puoi fare, se lasci a casa un ragazzo perché non è abbastanza bravo, perdi l'impianto comunale. È un tema che fortunatamente io credo che non sia così tanto diffuso. Devo dire che spesso le aspettative maggiori non arrivano dalla città sportiva, ma dalla famiglia stessa, quindi dai genitori che ricoprono le aspettative al ragazzo e lo portano, credo, a un livello di stress che lo porta poi a non divertirsi più e ad abbandonare lo sport. Guarda, aggiungo ovviamente condivido completamente quello che hai detto, aggiungo un elemento sulla multidisciplinarietà. Io. Adesso spegniamo l'audio a Cesare Gandolfi, se ci sta ancora ascoltando, ma io quando facevo il commissario tecnico nazionale prendevo delle parole in giro perché eh, ripetutamente sollecitavo, soprattutto nella pallavolo femminile, che come sai ha dei numeri giganteschi nel nostro paese e è una filiera che incomincia veramente molto presto. No? Eh, però questo è in generale quel modello di cui parlavamo all'inizio. Per cui la scuola si è allontanata dall'insegnamento dall della pratica sportiva, ha fatto sì che le associazioni, legittimamente e, e doverosamente, dovessero andarsi a prendere i ragazzini sempre prima. no? E quindi il mini volley, il mini basket, il mini rugby, il mini calcio, il mini, mini, mini. Eh, con l'effetto di ritorno, credimi, e ripeto, non, non ero particolarmente simpatico quando da commissario tecnico nazionale ricordavo questa cosa. Che se tu prendi un ragazzino una ragazzina a 6 anni a 7 anni e incominci a farlo giocare a pallavolo e hai il primo campionato federale non so a 13 o a 14 anni già primo, o, o ragazzina sono 7 anni che fa solo quella cosa lì c'è un rischio gigantesco che superata la fase appunto proprio ludica e basta no? per cui eh, è un gioco ma quando arrivi al primo campionato federale che ovviamente ti richiede un po' più di impegno un po' più di attenzione ne, ne, anche ne, nella quantità in cui ti alleni eccetera eccetera il rischio di abbandono è gigantesco cioè la monodisciplinarità è una delle cause dell'abbandono sportivo e guarda eh, qui ho diverse, potrei citare diversa letteratura ma esistono proprio degli studi che dimostrano che i, che i campioni, cioè quelli che sono arrivati alle migliori prestazioni molto difficilmente hanno iniziato in quello sport lì quando avevano 5 o 6 anni è veramente una leggenda metropolitana questa. Guarda, sembra, no, dico, sembra che stai dicendo le cose che va a raccontare in giro e quindi ti ho preparato, no, no, però io cito, no, sempre, guarda, io cito sempre un paio di esempi. Uno è Buffon, il certo. portiere del calcio. Lui è insomma, cresciuto a Parma, a 13 anni ha iniziato a fare il portiere, a 13 anni. Prima giocava a centrocampo. L'unico ragazzo che io ho visto diventare professionista nel calcio è un amico, Luca Mora, è arrivato in Serie A a 16 anni giocava con i suoi amici in una squadra di quartiere, per dire no, anche l'aspettativa del genitore dell'Omando mando in una squadra uh, dove fa quattro allenamenti a settimana troppo presto, è inutile Cito un parmigiano d'adozione, Andrea Giani eh, canottiere qua, no? <ride> esatto adesso non ti so dire esattamente a che età è iniziato con la pallavolo, ma certamente in, in adolescenza avanzata quindi è, è veramente e qui sì che Torno alla domanda di prima, il modello anglosassone è un esempio, ma è un esempio rispetto a quella cosa: cioè il modello anglosassone fa sì che nella scuola, diciamo, quantomeno fino al college, tu davvero sei sottoposto a una serie di stimoli di sport anche completamente diversi fra di loro e, e ti confronti con tutti. Poi arriva il momento della tua scelta, e quando arriva il momento della tua scelta, devi trovare una rete di associazioni che sono pronte ovviamente a metterti nelle condizioni migliori per portare avanti la tua scelta. Io ripeto, eh, guarda, lungi da me, biasimare le città sportive, perché come abbiamo... Io faccio una battaglia che tu non hai un'idea, eh, perché io ah. so, ho cercato di porre un limite. Noi, ah. per esempio, paghiamo a tutte le famiglie con un ISEE sotto i 10.000 euro la quota alla retta di iscrizione sportiva. Ah. Ehm... Io ho imposto i sette anni, non vado sotto i sette anni. Nonostante le federazioni sportive mi dicono Ma noi possiamo tesserare dai cinque, non mi interessa, perché credo che sia controproducente continuare ad abbassare l'età è una battaglia che faccio? Poi comprendo anche questa sportiva che mi dice: Io la penso come te, è troppo presto, ma se non lo prendo io, lo prende qualcun altro, io quel ragazzo l'ho perso. E quindi ma... si è innescata questa dinamica ad abbassare sempre di più l'età di avviamento, non solo, noi adesso abbiamo i corsi del pre, del pre del pre, dai 2 ai cinque anni. Io solo mi sono imposto e ho detto. Volete prendere i bambini di due anni, non gli fate fare sport, gli fate fare psicomotricità con una persona che ha i titoli per farlo, che è un'altra cosa, perché comprendo che anche lì no, insegnare a fare una capriola non c'è niente di sbagliato, non può essere però. Inizio a farti fare quello sport e ti prendo a due anni e ti tengo nella mia federazione dai due anni, non, non, non è condivisibile, credo. È Esattamente così, è, è controproducente e ripeto: se tu lo, lo applichi con ragionevolezza a qualsiasi altro. Eh, esempio che noi possiamo fare con i nostri figli: non, so, non gli diamo da mangiare solo la verdura o solo la carne da quando hanno tre anni a quando ne hanno dodici. Non li facciamo studiare solo italiano o solo matematica alle <ride> scuole mente, cioè, è, è un concetto di esporre i nostri ragazzi, i nostri bambini in questo caso a degli stimoli diversi, perché la somma di questi stimoli innanzitutto li migliora qualunque sia poi lo sport che sceglieranno. Viceversa, ripeto, voglio essere chiaro, è eh, non biasimo le società sportive perché la situazione che si è generata si è generata per necessità, perché quello, quel lavoro lì dovrebbe farlo la scuola, o almeno. vive, sì, vi l'altro, lo sport come una concorrenza, nel senso no, che distogli dallo no. studio. Vabbè, è è chiaro che le, le grandi società illuminate, l'associazionismo sportivo illuminato, riesce a fare quello che tu accennavi, per esempio, con l'avviamento, la, eh, no? che ovviamente non è la disciplina ma eh, permette magari in quegli anni iniziali di provare stimoli anche sportivi e discipline diverse. Poi se tu l'hai legato alla tua società e la tua società come, main, eh, eh, come attività principale ha la pallavolo, è chiaro che tenderà ad andare verso la pallavolo. Io non credo che se tu, eh, grande società di pallavolo, proponi attività nella fascia, non so, dai 5 agli 8 anni, ai 9 anni, e propone attività multidisciplinare, non, non lo perdi quel ragazzo della parola perché lo tieni legato alla tua società perché si troverà bene, sa felice di venire lì. Poi se lì, quando le qualità fisiche e, e, e di talento hanno indirizzato una scelta, trova la possibilità di fare lo sport della sua vita, meraviglioso, si è chiuso il cerchio. Però quella fase iniziale è davvero una... Un investimento che, che, che non può essere lasciato scoperto, e ribadisco. Io sono veramente convinto che la causa, una delle cause, forse la principale, di abbandono, è proprio legata alla, alla mono esperienza eh, di, di singola disciplina, no? E non è un rischio che non possiamo più ecco, un grande pallavolista in cravatta! Cova, che tanto abbiamo citato prima perché stavo, stavo sfogliando il libro sulla storia della pallavola Parma che ha scritto Carlo insieme a Alessandro Freschi, quindi insomma un bel racconto della nostra cultura pallavolistica. Due cose per andare in curiosura, come sempre ho sforato abbondantemente la mezz'ora che mi ho dato come obiettivo, ma va bene, vedo che insomma erano tutti temi interessanti, io quando poi sono interessato e appassionato non riesco a tagliare, quindi va bene così. Eh, un tema particolare che viene molto poco dibattuto, è quello degli e-sport e diciamo dei videogame in generale uh -huh. eh, ha fatto molto scalpore una dichiarazione del CIO mi pare di eh, settembre 2017 comunque uh -huh. era il 2017 eh, il comitato olimpico internazionale apre agli e-games e dice potrebbero attendere a diventare a tutti gli effetti sport uh -huh. è un mondo molto poco conosciuto dal mondo che organizza lo sport però in realtà su internet esiste una marea di ragazzi che seguono questi, eh, questi gamer. Eh, cito un dato che mi ha impressionato. L'anno scorso Microsoft ha provato a lanciare la sua piattaforma di, di gaming, di streaming legata a game. Quindi, questi ragazzi che si riprendono mentre giocano e fanno intrattenimento. Ce n'è uno che è considerato il pioniere di questo mondo, eh, conosciuto come, con l'acronimo di Ninja. Ninja viene contattato da Microsoft che gli offre per spostarsi sulla sua piattaforma. Circa 50 milioni di dollari per un anno di attività, è più di quanto la Juventus da Ronaldo o di quanto la LeBron James prende in NBA. Questo ci dovrebbe vedere qualcosa su quanto è grande quel mondo oggi che è spesso è un po' banalizzato. Io te lo dicevo, eh, te lo dicevo prima, secondo me eh, è difficile, è sbagliato, non è difficile pensare che siano un'alternativa allo sport. Non lo sono, ma hanno delle capacità questi, questi giochi di allenare i riflessi, alcune capacità intellettive. Che non sono poi tanto diversi da altre discipline, io dico gli scacchi per citarne uno tradizionale, che viene secondo me poco troppo giocato perché alena molto la mente, e anche in, in materie più classiche tipo la matematica potrebbe essere molto utile. Ed è un mondo che avanza, avanza nonostante la politica non se ne interessi, lo sport non se ne interessi, è un mondo che cresce ed, ed è sempre più presente. Quindi in qualche modo dovremo farci carico di qualcosa che esiste, no? Guarda, io sono veramente molto laico rispetto al tema, nel senso che sono nato. Alla fine degli anni 60 e quindi ho un'idea di sport che è molto legata alla sua espressione fisica e alla bellezza del purismo eh, olimpico, eccetera. però cerco di essere dotato anche di un'intelligenza media che mi fa leggere quello che succede nel mondo eh, esattamente nella stessa maniera in cui, eh, non so, chi, chi era un aff affezionato della macchina da scrivere, a un certo punto si è trovato il computer e, e dopo un po' ha capito Ma che da qualche anno in cui c'è passato. Esatto. Allora, eh, tu hai citato un esempio economico di un campione, io te ne cito un altro, eh, di, credo fosse la, non questa stagione, quella precedente, la finale di uno di questi Games, adesso non chiedermi il nome perché non me lo ricordo, ma disputata nello stadio olimpico di Seoul, cioè dove era stata fatta la cerimonia di apertura eh, del, dei giochi di Seoul, che aveva portato un numero di spettatori nello stadio Superiore agli spettatori che hanno assistito alla cerimonia di apertura dei giochi olimpici. Non cito neanche il numero di quelli collegati nel mondo in streaming a vedere. Quindi parliamo non tanto della prestazione del, del singolo, no? che ovviamente è un campione, è un campione in qualunque cosa: negli scacchi, nel, negli games, nel, eh, nella pallavolo, nel tiro con l'arco, eccetera. Ma del movimento che quel campione lì genera, avendo portato. Uno stadio olimpico a riempirsi di più dell'occasione dell'apertura dei giochi a vedere delle persone che giocano agli games. Allora non possiamo non, non ragionare su questa cosa, poi ognuno si tiene le idee che vuole, sì. ma l'impatto che questa cosa ha è gigantesco. E aggiungo, da allenatore, sempre cercando di essere laico, che eh, questi atleti degli e-sport, non, non, non mi vergogno di chiamarli così molto spesso si dotano di metodi di allenamento e di staff che sono assolutamente vicini agli atleti di alcuni sport che noi riteniamo molto più tradizionali. No? Hanno il preparatore fisico, hanno il, lo psicologo, hanno il fisioterapista, hanno il medico. No? Allora, ripeto, con, con tutta la, diciamo, la razionalità del caso. C'è tanta differenza fra questo sport, fra questi sport, e non so, sai che io ho avuto anche un'esperienza di, di un paio d'anni nel tiro con l'arco, no? che è uno sport di precisione. Ma nel tiro con l'arco c'è ancora una componente fisica. L'arco, in effetti, hanno, eh, diciamo richiede una fisicità di un certo tipo. Ma <coughs> pensa, non so, a degli sport come la carabina, come la pistola, no? che sono sport olimpici e nessuno si scandalizza! Anzi, noi abbiamo festeggiato Niccolò Campriani, pluricampione olimpico, con l'entusiasmo dei, dei, dei tifosi veri e beh, in quegli sport c'è una situazione di totale staticità. Nella carabina gli atleti indossano una tuta che è un esoscheletro, cioè permette di tenerli in piedi nella posizione corretta e tutto si svolge con una necessità di una precisione e di un impatto, ovviamente, mentale rispetto alla prestazione che secondo me è molto vicino a quello che usciva negli games Allora, siamo in una fase, diciamo, dopo la rivoluzione digitale degli anni 2000, ovviamente tutto ciò riverbera anche sulle altre componenti no, della, della nostra società. Siamo guardate l'IoT all all'Internet of Things. Mi viene a citare un amico che fa il pilota automobilistico e lui si allena molto, molto, molto di più nel suo simulatore a casa che in pista. Esatto, ma co così come un pilota di aeroplano. Eh, diciamo, noi saliamo su un aeroplano sereni perché quel pilota lì si è allenato tantissimo su, su un simulatore di volo. No? E, e, e mi piace anche molto quello che sta scrivendo Giovanni Marani: è vero, il mio è ed ha una grande visione sul tema dell'inclusione. Nata sullo sport ah, è, è assolutamente verissimo. È, è una delle possibilità, delle potenzialità. Quindi io ripeto: credo che preferirò andare a giocare a calcio a sudare. e eh, piuttosto che una partita a, a FIFA no? da, sul, sul computer. Però ehm, esattamente come siamo cresciuti tutti con una cultura novecentesca fatta di un atteggiamento di un approccio verticale e oggi esiste un altro tipo di cultura che è superficiale non come giudizio ma che si muove in superficie, cioè, infatti si dice surfare sul web, no? navigare sul web, muoversi per linee orizzontali, Bene, la cosa bella è che noi viviamo in un momento storico in cui ci sono quelle due dimensioni. Non si è persa la dimensione della verticalità, che in questo caso io avvicino un po' di più agli sport, chiamiamoli tradizionali, quelli che abbiamo tifato e che abbiamo conosciuto, ma c'è un'altra dimensione che si va a sommare a quella lì. Eh, e credo anche che, che l'equilibrio faccia sì che poi non, non, una cosa non tolga quell'altra, no? come in tutte le cose. Spesso, che... spesso tutti i cambiamenti vengono un po' steggiati da, da chi ha vissuto il prima. No? Mi, mi è venuta in mente una serie su Netflix, mi è piaciuta molto, mi sfugge il titolo sulla su diffusione del calcio in Inghilterra. E di come chi aveva in qualche modo inventato il calcio, osteggiava il fatto che fosse accessibile alle classi, alle classi popolari, agli operai, non era accettabile che gli operai eh, giocassero, era una cosa dell'aristocrazia e della borghesia. Quindi insomma, le cose cambiano nel tempo, è, no. è, in, è inevitabile. E io credo se, se posso fare un pronostico, non più a Parigi, perché credo che il programma sia chiuso, ma a Los Angeles, che, tra l'altro, non a caso è negli Stati Uniti è un posto. Quindi, all'edizione all 2028, io. Mh, non credo che sia improbabile che qualche esperimento. Si... Non ci potrebbe essere luogo più, più consono. Esatto. Prima di chiudere, eh, Cesare ti chiede di rilanciare le tue storie di sport che hai, hai fatto durante il lockdown. Questo mi permette di arrivare all'ultima domanda, giuro, chiudiamo perché ah. non possiamo sforare l'ora. Eh, tu sei una persona che fa tante cose, non hai solo allenato, hai fatto varie discipline, e insomma in questi ultimi mesi io ti ho seguito perché sei una persona che si espone molto non solo sullo sport, hai parlato spesso e tanto di, di politica, ed è una cosa rara, secondo me eh, sbagliando, perché mh, in Italia c'è questa concezione che solo i politici si espongono sulla politica, gli altri è meglio stare zitti per non inimicarsi qualcuno, quando in paesi, io dico gli Stati Uniti, è molto diffuso no? il prendere posizione, non, non ci vedo niente di sbagliato, eh, è molto, molto più laica come posizione. No? Io, io, Uh, mi espongo, e questo non vuol dire che se sono un imprenditore e che si espone da una parte, tu sei dall'altra, non dobbiamo lavorare insieme. In Italia gli sportivi non si espongono mai, sono molto rari. Tu sei uno di questi, mi ha fatto piacere invitarti. Ne ho citato un altro in una telefonata con te che mi piacerebbe tanto avere ospite, che è Claudio Marchisio. Perché in Italia non ci si espone mai? E eh, anche questa è una bella domanda alla quale io non so se... Se ti saprò rispondere, ovviamente mi sono chiesto anch'io alcune volte se era il caso di rispormi, però. E tanti ti avranno detto lascia perdere, immagino. Eh, no, però in realtà credo che non cambierò a 51 anni il modo di stare al mondo. Eh, è vero quello che dici? Di nuovo, tu pensa a. Il primo esempio che mi viene in mente è stato quello che è successo con il movimento Black Lives Matter e con l'NBA, con LeBron James, con una serie di sportivi planetari che hanno semplicemente, ripeto, al di là del giudizio, risposto a una delle cose che dovrebbero fare, e cioè ehm, tener fede a questa enorme capacità di comunicazione che hanno con gente che sta ai quattro angoli del pianeta. Io faccio spesso un esempio facendo vedere anche un po' di fotografie no? che arrivano da scenari magari molto complicati, da zone di guerra o dai eh, barconi che, che portano delle persone migranti nel nostro paese. E ce n'è sempre uno con la maglia di una squadra di calcio, no? c'è sempre un ragazzino che ha addosso una maglia di una squadra di calcio. E, e quella, quella cosa lì però mi fa pensare che quella maglia sulla schiena ha un cognome, cioè, sopra il numero c'è un cognome. Il proprietario di quel cognome dovrebbe sapere e dovrebbe essere consapevole che quello che lui dice o non dice arriva a davvero e eh, eh, su, letteralmente sulle spalle anche dei diseredati di questo pianeta, più dei fondamentalismi religiosi, nel senso, è un linguaggio molto più universale, il calcio o alcuni grandi sport di diffusione planetaria, eh, che, che messaggi di, 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 di comunicazione, chiamiamola così, religiosa, politica. La o scomparsa così. di Maradona ci dimostra quanto possono valere gli sportivi. Per esempio. Allora, io credo che sia veramente una responsabilità, cioè c'è una parte bella dell'essere uno sportivo, soprattutto di quella taglia lì, che ha a che fare con la fama, col denaro che guadagni, col successo, tutto quello che vuoi. Ma c'è un'altra parte, che secondo me è altrettanto bella, dell'essere consapevole che tu stai parlando veramente a miliardi di persone. E io credo che, che sia, come dici tu, normale eh, prendere diciamo, posizione, dire come la si pensa al di là di, di, di un gesto tecnico, di un gol fatto o, o, o mancato, no? o di una banalità detta in un'intervista. Eh, è vero che nel nostro paese siamo decisamente lontani da questa, eh, da questa interpretazione della figura dello sportivo. È un po' come però la disciplina, l'insegnamento dello sport nella scuola: no? è un fatto di dignità. Se tu hai tolto dignità eh, continuamente e eh, hai reso quella materia lì eh, inferiore per dignità alle altre, è chiaro che poi ci metti un po' a recuperare. E così rispondo anche a, a Cesare: no? intanto sperando che non ci sia un'altra pandemia dove io devo tornare a raccontare delle storie, però quelle storie che raccontavo, che sono tutte disponibili sul mio canale Instagram, Twitter. Facebook, eccetera. In realtà erano semplicemente un escamotage, perché in quel momento, come ricorderete tutti, il monolite della scuola italiana si stava inventando la didattica a distanza, no? Cioè, in due settimane, dalla staticità della nostra scuola, eh, tutti erano alla ricerca di strumenti adesso va un po' meglio, abbiamo avuto qualche mese per, per mettere a po' di cose. Però, in quel momento lì, la didattica a distanza era veramente un po' una prateria inesplorata. No? E allora io avevo fatto quelle cose che avevano avuto un bel successo perché la mia idea era quella che attraverso le storie di sport, di grandi sportivi, di eventi, di momenti, fosse possibile insegnare altre cose. Cioè se uno vuole parlare, non so, della primavera di Praga, ovviamente può farlo con un taglio storico, sociologico, eh, no? interpretativo, intellettuale, letterario, eccetera. Oppure può raccontare la storia di Mizzà internet non seguirebbe nessuno nel senso che la gente si aspetta contenuti un pochino più coinvolgenti. Se tu racconti la storia di Zatopek, tre medaglie d'oro nei 5.000 e 10.000 della maratona, ai giochi olimpici di Helsinki del 52 e parti da lì, secondo me poi arrivi anche a poter raccontare di altro. No? E allora lo sport ha questa, questo, questa chiave d'accesso, apre no? tante serrature anche non tradizionali chiunque di noi ha la possibilità di ricordare un momento della nostra vita, un'esperienza, dove eravamo quando, so l'Italia vinse i mondiali, eccetera eccetera, perché? Perché eh, lo sport parla un linguaggio veramente universale. E, e ce ne sono due di linguaggi veramente universali, uno è lo sport e l'altro la musica. E io credo che insomma noi che siamo possessori di questo patrimonio gigantesco, di questo archivio gigantesco che è la storia dello sport e la cultura dello sport, dovremmo anche questo metterlo a disposizione della scuola. Cioè, io credo che la dignità della, della disciplina passa attraverso certamente più ore di educazione fisica, eccetera, ma anche attraverso la possibilità di insegnare nelle nostre scuole la storia, la storia dei grandi personaggi e come alcuni grandi sportivi hanno avuto a che fare con la storia di questo paese. Pensa di nuovo, non so, coppie e nel dopoguerra, il mio grande Torino nel dopoguerra. No? Allora, forse questo genera un, uh, un incremento anche della lettura, della bellezza, dell'importanza della figura degli sportivi. E quindi mi auguro a cascata anche una capacità di, di dire come la si pensa un po' più frequentemente. Siamo in periodo di vacanze, quindi insomma staremo spesso sul divano davanti alla televisione. Mi permetto di segnalare un film. Uno dei più belli, me, sullo sport. Parla di basket, parla della prima squadra eh, con ragazzi afroamericani in college statunitense a vincere eh, il campionato. Glory Road. Lo trovate su Netflix. Bellissimo, insomma, vale assolutamente la pena. Prima di chiudere, devo assolutamente. Eh, salutarti da parte dell'Ambro, che era uno dei ragazzi del UBA 99, sì. che era il gruppo di tifosi di quella Unimade Parma Volley che tu hai... Allenato e assolutamente, anche se non può seguirci in diretta perché è in servizio con, eh, con i Vigili del Fuoco, Marco Godi che rappresentava quel gruppo, era stato l'ideatore, il trascinatore. Io mi sono avvicinato in quel periodo, quindi ti saluto anche da parte sua. Sì. Ti ringrazio, è stato veramente un grandissimo piacere. All'epoca mai avrei immaginato di rincontrarti in questo contesto. La vita a volte straordinaria e ci sorprende, yeah. eh, è stato veramente un piacere. Insomma, speriamo che in condizioni migliori di poterti avere di nuovo a Parma di persona per raccontare insomma, la vita e i valori dello sport ai ragazzi delle de nostre scuole. Con grande piacere, grazie, grazie. ancora e buona serata, buona serata a tutti.